Siamo in diretta. Buon pomeriggio a tutti, buon sabato a tutti e a tutte. Benvenute nella mia cucina e siamo qui per trascorrere ancora una volta un pomeriggio assieme. Non vi ruberemo molto tempo. Ah, aspetta. No, C'è qualche intoppo? siamo in diretta. Siamo in diretta. Va benissimo. E quindi aspettiamo un attimino che le persone si collegano. Oh, nel frattempo posso dire che trasmettiamo da Monza Brianza. Il nostro tempo oggi atmosferico non è brillante, per cui forse la luce che c'è è un pochino oscurata. Non so nel resto d'Italia com'è. Ma dai, qualcuno ci scriva chi c'è, com'è il tempo, visto che raggiungiamo un po' varie parti d'Italia, perché siete veramente tante, tante, tante. Stiamo insieme un attimino prima di iniziare direttamente, dare inizio ufficialmente alla diretta. Aspettiamo qualche attimo. Innanzitutto aspettiamo che le nostre colleghe ci danno il via. Ecco, Voilà. wow, che dici? Dopodiché ci presentiamo, perché avete sentito una voce sottofondo. Non sono da sola, non sono molto brava io ad essere tecnologica. Io ho bisogno del supporto. Chi ha il supporto, diciamo, io ho bisogno di Cinzia. Per la verità, di solito c'è anche Giovanna, la nostra cameraman, che oggi è assente. Buongiorno a tutti, io sono Cinzia, stavolta sono la cameraman. Quando siamo Cinzia, quando ci dicono diamo ufficialmente poi il via, perché Quando abbiamo vuoi inizia a dire due cose, intanto aspettiamo che le persone si le persone. colleghino. E allora, se diamo inizio ufficialmente alla diretta, per chi non mi conosce, io sono Palma Romano. Specifico il cognome perché c'è un'altra Palma, che è Palma Ritacco, la concessionaria della Calabria, e io faccio parte della squadra di Cinzia Busca. Sono una TS e mi diverte fare le dirette perché mi piace il contatto, anche se è virtuale da un anno a questa parte, però mi piace il contatto con le persone, quindi comunicare, comunicare. E allora mi Allora, rende. diciamo quello che facciamo oggi. Sì, ma prima Cinzia, sai che facciamo? Dimmi. Mandiamo un abbraccio alla nostra squadra, a tutte le Ah, nostre sì. colleghe. E precisiamo che noi oggi stiamo facendo una diretta che doveva fare, magari molti lo sapevano già anche, oltre che noi colleghe, di una nostra collega. E va bene, ci siamo noi, siamo una squadra, quindi noi siamo capaci di fare così e di fare la spirale. Quindi ci siamo subito, subito fatte Adeguate. adeguate, però banda alle ciance, come dice Cinzia. Cinzia, dici tu che devo partire, perché le Niente, cotture sono lunghe. diciamo subito cosa facciamo, che oggi useremo due kit forno. Mamma mia, Guardate, troppa grazia, due, uno con Santo. il nostro mitico cupolone e uno con il nostro coperchio. In questo caso Palma sta usando il Allora, è un Dynamic. dynamic, però io potrei anche non dirlo, perché siccome ho appena finito di fare una cottura che poi vedrete, mi sono portata avanti, da dinamico è diventato già normale, perché è salita Classico. la calotta, classico, è salita la calotta, per cui adesso sicuramente funzionerà come un coperchio classico. Allora facciamo vedere subito le meraviglie che andrai a infilare nel Allora, nostro kit io, forno. ecco, ma porto prima a cotturare le cose, dopodiché vi dico, è un viaggio, è un viaggio. Ho preso il titolo da questo volantino che è un po' lo slogan dei nostri ottimizzatori di cucina e della nostra Magic Cooker, l'innovazione che sposa la tradizione. Vi farò un viaggio, spero di riuscirci perché ci credo in ogni caso, per le cotture di alcuni dolci tradizionali calabresi, ma specialmente e soprattutto di Reggio Calabria. Guardate che Per la meraviglia. cottura, Io ok. impazzisco per queste opere d'arte. E allora, E saranno sicuramente anche buone, ma solo sì, all'occhio. solo all'occhio. Sono dei dolci. Allora, io accendo subito. Sono dei dolci. Allora, velocemente vi dico che è una pasta frolla. Vi darò tutte le ricette, tutte le informazioni durante questa, penso, un 40 minuti che dobbiamo stare assieme.
E niente, sono dei dolci fatti di pasta frolla e c'è Della l'uovo tradizione sodo. pasquale. Eh sì, tradizione pasquale, anche perché voi vedete dei soggetti. Adesso vi spiegherò tutto il senso che hanno, perché non sono a caso questi soggetti. Se vogliamo partire, partiamo. Iniziamo a metterli subito nel forno, Sì. così iniziano a cuocere. Perché E nel altrimenti. frattempo Palma poi ce ne farà vedere un paio a realizzarli. Allora. Questo è un Guardate che cestino, meraviglia! questo è un paniere che ci servirà per il nostro picnic di Pasquetta. Era la nostra tradizione. Adesso partiamo con le tradizioni comunque. Allora, facciamo qui e partiamo. Tanto, Allora. sicuramente dobbiamo parlare della fiamma, perché è vero che parliamo delle opere d'arte, però non siamo qui noi a parlare delle opere d'arte in sé, ma siamo a parlare della comodità che noi abbiamo nello sfruttare una pentola, perché potrebbe sembrare una pentola con un coperchio, invece il nostro forno che ci permette di realizzare col cupolone. Il nostro cupolone si adatta benissimo al nostro forno. E che succede? Parliamo di fiamme. Se vedete, io l'ho messo il cupolone su una no, non voglio rompere. Ecco, perché dopo il capolavoro la fiamma alta e no, si vede la fiamma, si vede, sì, ed sì. È quello più grande su quattro fornelli. Allora, diamo almeno un 7-8 minuti di cottura a fiamma alta. 7-8 minuti, perché abbiamo bisogno che si crei la corrente di aria calda all'interno del nostro cupolone. Siccome il cupolone rispetto al coperchio è un pochino più alto, ha una tripla camera di vapore, allora abbiamo bisogno di un attimino in più. Partiamo, dopodiché abbassiamo. Mentre qui partiamo, che il fornello è uguale a questo, di conseguenza qualche minutino ci vorrà di più a cuocere quelli, perché già la fiamma è più, il piccolo. Fornello è più piccolo, per cui, e poi se, così tanto abbiamo anche la comodità che possiamo anche aprire, ecco, se voi li riguardate, questi hanno anche una dimensione di pasta frolla un attimino più consistente, quindi partiamo anche qui dando almeno un 10 minuti di fiamma vivace e poi abbassiamo. Tenete conto che comunque i suoi 30 minuti ci vorranno, per questo abbiamo iniziato in questo modo un pochino più veloci. E allora anche su una fiamma, su un fornello come questo, i nostri due kit forno ci stanno tutte e due. Sì. Oggi abbiamo voluto provare a fare con due kit forno per far vedere le due modalità diverse di cottura, una con il coperchio e una con il cupolone, perché ricordiamoci che il nostro kit forno in tutte e due queste versioni è ancora in offerta. Anche perché magari qualcuno ha solo il coperchio, per cui pensa che il cupolone non va. Bene, vai. Mi sposto in postazione. Sulla mia postazione di lavoro e farò insieme a voi adesso. Ve ne realizzerò, spero di farcela almeno due. Allora, per intanto io... Guardate che meraviglia di pasta frolla! Per intanto io l'ho preparata prima, adesso... In ogni caso, come parlerò, magari non sempre alzerò gli occhi, mi scuso già in partenza, perché mi concentrerò un attimino a fare, diciamo, guardate, che meraviglia, guardate, questo sì, onestamente, è come morbida, bellissima, bellissima, devo dire la verità, anche se fare la pasta frolla non sempre riesce uguale, perché dipende anche dalle condizioni atmosferiche, per cui adesso... Poi incominceremo a parlare del nostro viaggio, altrimenti non ce la facciamo. Ci avviciniamo alla settimana santa, quindi alla settimana pasquale, dove in tutta Italia, dal nord al sud, le tradizioni sono tantissime e quindi ci possiamo sbizzarrire nelle nostre tradizioni. E allora che succede? Che ognuno di noi abbiamo, in effetti, come dicevamo, la nostra tradizione. Ecco qui, ce l'abbiamo fatta. Gli ingredienti principali alla base di tutto sono farina, ecco, vi do la ricetta della mia pasta frolla. È un chilo di farina, 3,50 di zucchero, poi li scriverò,
quattro uova intere, due bustine di lievito Bertolini, due bustine di vanillina, poi 300 grammi di strutto e nel viaggio adesso vi dico come fa. Allora, in questo caso sta realizzando la mano. Certo, no, volevo farla anche un pochino più grande, però devo capire anche la misura perché la devo portare. Allora voi dite perché la mano? La tradizione nostra, ogni simbolo, spostiamo, allarghiamo, l'artrosi non sempre me li fa allargare da sole, no? Praticamente la tradizione che, o perlomeno i soggetti, hanno una tradizione, hanno anche un senso. La mano, segno di che cosa? La mano, segno di carità. Quindi segno di dono, di donazione. Lì, se voi avete visto, avevo già detto il paniere. Il paniere segno di che cosa? Come paniere? Segno dell'allegria, della Pasquetta, del fare festa e quindi ci sta. Dopo, io ho già realizzato per la verità. Cioè, come segno c'è anche il... Vedete? Vedete? Poi ognuno realizza la mano che vuole, quella dei bambini. Io quando erano piccoli prendevo sempre, loro giocavano, giocavano e si divertivano perché? Perché realizzavo le loro manine. Quindi, poi che cosa succede? Ho realizzato il pesce è il segno dell'abbondanza, quindi anche il pesce. Se noi ci facciamo caso, sono tutti segni che ci richiamano anche ad un cammino. Non entri in merito per il resto, però, ecco, ad un cammino. Comunque, dipende, perché la settimana pasquale è per chi ha una credenza, altrimenti è una settimana come tutte le altre. Quindi, siccome noi abbiamo detto che è una settimana pasquale, è questa. Quindi, l'uovo sodo e adesso le decorazioni. Io non la faccio mai uguale perché? Perché dipende da quello che è il momento. Qui ci sono due versioni. Una potrei anche decorarla un attimino così, l'altra potrei nello stesso tempo mettergli la copertura. Che dite? Sondaggio. Stanno Copriamo? dicendo tutti che sei brava. No, Sondaggio? sondaggio, copertura. Come Copertura. vuoi tu? Facciamo Ci vuole un il cuore. attimo ora che rispondono, quindi. Facciamo il cuore con la copertura, dai. Il cuore con la copertura. E quindi, come vi dicevo io, ma voi dite, vabbè, ma noi non siamo qui per sentire parlare dei dolci, siamo qui per sentir parlare, siamo su una pagina Magic Cooker, è vero. Qual è la novità? Che Magic Cooker adesso praticamente sono dolci da forno questi. Nell'antichità non è che c'era il forno in tutte le cose, c'era un po' di farina e quando c'è la farina sapete benissimo che la pasta frolla, non... No, Non va bene. non cammina. Quindi, e allora, nell'antichità si facevano questi dolci, però per infornarli bisognava andare nei forni del fornaio del paese che gentilmente loro ci davano la possibilità di infornare e lì c'era poi che cosa? Ci si incontrava tutti assieme, ci incontravamo, io dico ci incontravamo perché io facevo così con la mia mamma, quindi ricordo benissimo questi passaggi, non sono passaggi diciamo soltanto raccontatemi, però sono passaggi di vita mia. Andavamo e lì allora che c'era? Incominciavo a vedere le come eravamo, ognuno le nostre ricette. Scusa Palma, ma forse c'è Sì, un devo kit. andare ad abbassare. Un kit forno. Scusatemi, io abbasso tutte e due. No, non era acceso, eh. Sì, che era acceso. Scusami, Cinzia, scusami, Non era ho visto la acceso. fiamma sotto l'altro. No, dove non hai visto? Ah, no, ora. Ecco, Ah, il bello no, della diretta, ma c'era! non Non c'era la c'era! fiamma. Oh mamma mia, abbiamo parlato invano! È Vabbè, vero, guarda, si è vedete? abbassata Si è abbassata la la calotta calotta. perché non era stata, cioè è stato girato il gas, ma non è stato acceso la fiamma. E Vabbè, vabbè, uno lo guarda. abbassiamo e l'altro lo accendiamo adesso. No, che cosa succede? Come dicevamo, il forno. Dopodiché dal forno siamo passati ai forni in casa a fare i dolci. Per arrivare a che cosa? Alla cottura col Magic Cooker direttamente. E non abbiamo bisogno, certo, a quei tempi non c'erano le zone
le fasce, come dire, le zone rosse, quindi si andava, eccetera, per arrivare ai nostri giorni e avere la possibilità da casa di poter fare le nostre, di poter continuare nelle nostre, il pennello, scusate, però se parliamo di tradizione, la tradizione sapete qual era una volta per il pennello? Si prendevano delle pinne, più che piume, pinne, delle galline e si spennellavano in quel modo. Ci pensate? Si staccava una, si lavava, si faceva asciugare e poi con quello si faceva. Allora, oggi mi sta avvenendo questa perché se anche io più o meno mi sono preparata, vi posso dire che in questo momento la mia preparazione sta andando a niente perché mi sta venendo L'emozione. come, come perché questa mi sta avvenendo come ispirazione. Quindi qua ognuno di noi, il soggetto, vi faccio vedere un po' quel che facciamo, però noi è lì che dobbiamo, proprio lì, con la Magic Cooker, col forno che dobbiamo noi, dobbiamo essere innamorati. Voi sapete tutti, perché comunque, bene o male, qualche informazione per chi è in questa pagina ce l'ha, che è una pagina dove si parla di un sistema di cottura praticamente innovativo, cucina sana, equilibrata, Che odori che spettacolo! non si sentono, o abbattimento, profumi, si sentono profumi. Beh, Silvia Di Paola ti scrive che manualità è quello che stavo pensando in questo momento io. Insomma, vi posso dire che le mani mi stanno tremando. Insomma, certo, anche perché mi sento un po' osservata e quindi, però, Ma va? ma no, osservata, ma in quanti siamo? 30.000 iscritti, ma no, osservata. Comunque vi posso dire che anche far parte. Chiedono se la pasta si lascia riposare, sì, Allora, certo. sì, io l'ho lasciata riposare, sapete perché? Per intanto non ho finito la ricetta da darvi e vi dico che c'erano le uova biandette e poi, giusto perché parlavamo di, diciamo, di un cammino nel passato, io metto ancora lo strutto. Io vado alla ricerca dello strutto e quindi ho fatto poi il limone, ho grattugiato il limone, lo strutto, ho messo un goccino di sale perché un pochino di sale, vabbè. Poi ognuno con le proprie dita, io Quanto beh. tempo riposa la frolla? Allora, la frolla io vi posso dire che l'ho impastata intorno alla 1:30 e quindi dov'è? Guardate. Guardate com'è, guardate, che sembra più che essere una frolla, quasi un pan focaccia, una, diciamo, un impasto, perché non sembra. È meraviglioso. È meraviglioso. Vi posso assicurare che anche è buono perché ne abbiamo già rotto uno. E l'abbiamo assaggiato quello E l'abbiamo rotto. assaggiato, no? Quindi adesso, giusto per fare, anche perché purtroppo non possiamo fare tutte le cotture, perché volevamo mettere il fornello da campo per avere il terzo, avremmo chiesto anche il terzo cupolone, diciamo coperchio, kit forno alle nostre colleghe, però non volevamo anche essere un attimino moderati, perché Diciamo che quando ce n'è da fare così tanto si fa anche usando il cupolone, si fa la doppia cottura o altrimenti sono talmente veloci rispetto al forno che comunque possiamo lo sì, stesso ma fare via infatti. uno l'altro, come abbiamo fatto da quando sono arrivata io. Anche perché una volta riscaldato il kit forno, la camera d'aria, diciamo, e il calore interno si è avvantaggiati nelle seconde cotture, no? Quindi poi qui possiamo fare quel che vogliamo, possiamo decorare ancora come vogliamo, possiamo rimanere, perché qui chi più ne ha, più ne mette la fantasia. Sicuramente la mia manualità non è abbastanza rispetto ai capolavori che vedo. Però vi Chiara dico, Dante scrive: Cinzia, puoi dire a Palma che me ne deve fare anche a me? già, onestamente posso dirvi che già ho avuto le prenotazioni vedendo, l'ho già avute. Scusate, intanto che lei finisce, io comunque voglio farvi una carrellata di alcune
dei soggetti che Palma fa. Questo è il cuore che farà dopo. Sono tutte cose che fa Palma a mano. Sono spettacolari. Guardate che bello il pesce. Il pesce è il simbolo dell'abbondanza, dicevi, giusto? Eh sì, la moltiplicazione dei panni e dei pesci, la mano, la carità, perché non deve mancare mai la carità, mai, mai. In nessun momento, qualsiasi religione, però noi qua parliamo di Pasqua, quindi è per forza parlando di Pasqua che dobbiamo parlare anche di una nostra religione, altrimenti dicevamo un'altra cosa. Allora c'è una signora che chiede, ma il kit cupolone c'è ancora? C'è il cupolone con il kit forno. Non c'è la promozione della bistecchiera col cupolone, ma siccome la bistecchiera è ancora in promozione, anzi adesso è in promozione da sola, volendo potete prendere bistecchiera e poi kit forno col cupolone, perché il cupolone si adatta anche alla nostra bistecchiera oltre che al kit forno, quindi lo possiamo usare veramente in tanti modi. Che dite? Visto che non si tratta di forno, ma si tratta di un nostro kit forno e che ci dà la possibilità anche di controllare. Cinzia, vai. Se noi facciamo un... Vai, io ti seguo. Camminiamo piano piano, non per non scivolare. No, perché io sono meno brava come camera. Io tremo un po' di più. Allora. Sia di Giovanna che di mia figlia. E allora? Vai. Fai vedere all'interno. Guardate che sta no, facendo. Forse attraverso il video non si nota, però io da qui inizio che ha preso colore. Dal video sì, un pochino si nota. Si ve nota? Allora, non disturbiamolo però, perché ha voglia di fare il suo percorso. Certo, qui non ne vale la pena, perché ancora nemmeno la calotta. Non è ancora salita purtroppo la calotta. Vi però possiamo guardarlo. Guardare, ecco, vi siete accorti? Vi siete accorti? È caduto! Ops, però nostro, che cosa mi dice? Il nostro serpente si è coricato. Si è coricato? No, niente, non vi preoccupate. Lo rialziamo, magari verrà meno perfetto, però l'abbiamo, Cinzia, l'abbiamo rialzato. Scusa. Bravissimo. Oddio. Vedete che noi possiamo lo stesso metterci le mani? Ecco. Perché grazie ai nostri coperchi, grazie ai fori di Venturi, noi cuociamo con l'effetto forno. Con anzi, l'effetto Cinzia, della rimani qua che ti faccio vedere con l'effetto cosa. Frittura, con tutti gli effetti, noi andiamo a cucinare comunque alle basse temperature grazie ai nostri fori di Venturi. Sai cosa ti faccio? Ecco, vedete che bello avere degli intoppi in diretta, così vi dimostriamo che non siamo proprio... Ah, stanno dicendo che la promozione del kit forno col cupolone è finita. Ah sì? Guarda Cinzia, vai. Avete visto? Sta accadendo, ok? Visto che comunque io posso ancora, vedete? Subito il rattoppo. A differenza di un forno tradizionale non l'avrei che potuto fare. Non si poteva fare un lavoro del genere, quindi tutto è possibile. Che meraviglia, che meraviglia. Che meraviglia, andiamo avanti. Andiamo avanti nel fare adesso. Io dico sempre proverò, perché dopo che mi riesce dico ecco l'ho fatto, però prima mi... Ah, che sta uscendo il sole, che ci illumina un po'. Ecco, ci illumina e ci riscalda. Sembrava che volesse piovere invece. Allora, c'è la possibilità di fare anche le forme prima con la carta forno, quel che si vuole. Io voglio farvi vedere anche come si può fare, ma anche sbagliare. Quindi... Posso anche sbagliare e sbaglierò se mi capita con voi. Non preoccupiamoci, infatti penso che sbaglierò, no. Ecco perché, essendo così. È il bello della diretta? No, ma voglio fare anche perché dobbiamo prendere la misura, ecco, che poi dobbiamo metterla dentro il forno. Non è che possiamo fare, ecco, ci possiamo sbizzarrire. Sì, ho già... corretto il tiro dicendo che il kit forno non c'è più col cupolone, c'è solo col coperchio 35. Allora. Grazie. Io ne ho fatte in abbondanza, guardate. Aiuto. Guardate. Oggi Palma tutto il giorno farà andare. Altro che due, ne servono di più.
Guardate che Quanto la pasta meraviglia. frolla. Sempre impastata all'1,5. Ecco, così, e in ogni caso, dopodiché preparo subito questo e poi vi farò vedere, perché dobbiamo, io calcolo ogni tanto e guardo anche i tempi, perché se Io voi... inquadro Palma, ma Palma inquadra i I forni, tempi, ecco. perché ovviamente quello che Abbiamo... conta in questo momento è la cottura. Noi intanto che aspettiamo la cottura, vi sta facendo vedere alcune delle sue meraviglie, delle sue Vabbè, creazioni. però se voi ve ne state accorgendo, questa pasta frolla è diversa. Ve ne state accorgendolo perché l'ho impastata io con le stesse dosi. Però può capitare, ecco, e la stessa farina soprattutto. Siccome prima hai lanciato diciamo, il dibattito se volevano la mano coperta o decorata, c'era chi diceva coperta, chi decorata, allora Palma adesso farà il cuore coperto. Farò il cuore coperto, La certo. mano l'ha fatta, scusa, Palma, che intanto mi Oddio, sposto un attimo, che spostati è perché finita la mano decorata avevo, e vedi. adesso. Oddio, vedete, qua mi sono confusa in diretta perché ero convinta di aver messo la carta forno sotto A la carta carta forno. forno. Vabbè, la La ripastiamo. reimpastiamo e ricominciamo da capo. Ok. Si rimpasta e si fa. Va benissimo. È molto bella questa pasta frolla e si maneggia molto, molto facilmente. Gli spazi dovrebbero essere un attimino in più, però va bene. Io mi porto avanti sempre prima con le mani e poi diciamo, certo che mi devo... Oh, mannaggia, non tieni. Questa qui è leggermente più duretta. Non so perché, perché guardate, si nota Di alcune poco. volte, ma sai da che cosa dipende anche? Dalle uova, perché se un uovo, perché ci Fermati un sono... secondo perché io da qua vedo che piano piano Che cosa? si alza la calotta del Ah, Dynamic. ecco. Che lui intanto va avanti. Ogni tanto sale su. Eccolo qua. Allora, uno l'abbiamo abbassato, l'altro è ancora con la fiamma un pochino più alta che si sta alzando la calotta. Eccomi, Dopo, giusto sono per tornata. allora Con un altro ovetto, un che altro ovviamente sono sodi, giusto? ovetto. Ecco, questo mi ero dimenticata a dirlo. Sì, sono sodi e devono essere sodi e devono essere sodi, ma sai perché? Perché se non fossero sodi possono scoppiare. Guai a farli da crudi, perché c'è qual... Oh, vorrei Cerco di farmi inquadrare. Sì, tranquilla che si vede. Spettacolo. C'è Joe che chiede perché usi lo strutto. Perché uso lo strutto? Perché ho fatto questo viaggio nel passato e allora, siccome usavamo lo strutto in quanto, come ho ripetuto in un'altra occasione da noi, non si usava il burro, si usava lo strutto perché tutti avevamo, diciamo, la possibilità di avere in casa, insomma, in casa il maiale da cui veniva, dal grasso del maiale veniva fatto lo strutto, si usava e io sia a Natale, onestamente, sia a Pasqua mantengo la tradizione. Vi nascondo che ho fatto quattro supermercati per trovarlo. Ecco, e così ho fatto la copertura. Questo avremmo potuto farlo in tutte gli altri, perché questa è la tradizione, che è una tradizione propria sul Reggio Calabria. E vi devo dire che questi sono quelli che comunque vanno, perché sono quelli che sono coperti, i nostri codduraci, perché si chiamano codduraci. Allora, vi dico anche un'altra tradizione che c'era, vedete? Vedete? Un attimino. Togliamo un pochino l'aria che c'è, volendo io posso fare anche un'incisione, vedete? Se c'è l'aria, così l'aria fuoriesce
C'è una signora che li chiama cuculi e lei dice che i cuculi comunque ci va per forza lo strutto. Sì, però con i tempi moderni, è vero, i tempi moderni però che hanno fatto? Hanno fatto sì che si facessero, come dire, il burro. Qua poi è arrivato il burro. Io ho continuato per la verità con questa tradizione e quindi adesso la decorazione è sempre come abbiamo detto, così, oltre che soggettiva al momento, oltre che soggettiva, facciamo così. Guardate, in questo momento io sto parlando però, vi giuro, mi sono dimenticata di essere in diretta, quindi faccio come se facessi da sola. Ci sono io che ti faccio parlare, te lo ricordo. Ecco, brava. Nel frattempo, cosa possiamo dire? Di provare a fare le cotture col kit forno, perché tutto ciò che noi facciamo corrisponde a verità. E quindi, siccome non abbiamo la possibilità di farvele assaggiare, vabbè, Cinzia, vi fidate? Quindi, Cinzia. Ah, io li ho assaggiati, l'anno scorso me l'ha regalato e buonissimo, buonissimo. E Stavo intanto allora. leggendo perché c'è Chiara che dice, da mia mamma si chiamano cuzzupe, cuzzupe, Cuzzu, credo, eh sempre in Calabria. sì, ma io l'ho detto. Questa è una tradizione un po' meridionale, più o meno. Gli ingredienti base sono quelli In dopo. Sicilia pupi culova. Sì, Bellissimo sentire tutti questi ma dialetti. ci pensiamo che è stato un kit forno, un coperchio, Un la kit forno e un coperchio Magicover, unisce tutta che l'Italia. unisce tutta l'Italia. Quante cose belle stanno venendo fuori, ma quante cose belle. E poi un'altra cosa, io il pennello ce l'ho, però uso sempre il mio pennello Personale. personale. Sì, uso il mio pennello personale. No, volevo dire anche. Io la sapevo, ieri sera ho pensato, ma vado a documentarmi, non vorrei dire qualcosa. Per la verità, Cuduraci di Calabria sono i Cuduraci di Reggio Calabria, perché su questo, Si sente un diciamo. profumo adesso. Eh sì, peccato, Adesso si è dovranno. alzata la calotta, penso che tu possa abbassare l'altro. Un attimo quanto finisco Sì, questo tranquilla. ditino, questa spennellata. Ecco, allora. Andiamo? Andiamo. Sì, perché? Vai. Vai, che io devo andare pianino per non Io farmi andare in barca, pure, vai. io pure. Allora, qui è alzato. Lo guardiamo. Vai. Che dici? Sì, hai visto? Oh, spettacolo, Eccolo. che bello. Quindi. Anche lui si sta dorando. Anche lui. Guardiamo ancora. Oh, faccio io i non abbiamo il pubblico, faccio io. Oh. Ecco, vediamo qui, ci siamo, E lasciamo comunque, perdere. anche se il cupolone è finito, chi ce l'ha in casa lo può utilizzare e chiedete poi alle vostre consulenti anche qualche informazione in più anche sul nostro kit forno. Arrivo, Palma, arrivo, 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 Arrivi, allora, arrivo. diciamo che abbiamo fatto tante Eccomi. Che profumo. treccioline, facciamo il merletto stavolta. Perché sul cuore, ecco, si facevano di tutto, si faceva, ma quando si arrivava a fare il cuore, anche quando andavamo a portarle al forno, era lì che arrivava Vedi che mi hanno l'occhio. imitato, che c'è chi scrive. Oh, wow! Ah, no, volevo questa è vera, andate, che poi non so se posso fare pubblicità, però c'è proprio scritto. Io l'ho vissuta, io l'ho vissuta. Perché Spettacolo, che spettacolo. fare i gudduraci e fare il cuore nei tempi veramente, diciamo gli anni 50, gli anni 40, il dopoguerra. Io non c'ero, però queste cose me le hanno raccontate la mia mamma e le mie zie. Che succedeva? Che il cuore non veniva fatto un cuore ad un uovo così piccolo,
veniva fatto fino a 31 uova, 31. Urca. Perciò, ma si faceva comunque talmente grande che bisognava avere le teglie, quelli dei fornai. E voi dite, ma perché? Chi 21? Poi sempre dispari, perché più uova si mettevano e il cuore si regalava agli innamorati. La fidanzata lo faceva per il fidanzato. Più uova si mettevano, più grande era l'amore. Allora, Il stanno mio è dicendo che piccolo. in due punti della Puglia c'è chi li chiama pudriche. Scusate se io non lo so dire bene, ma io sono ligure, quindi ho un altro accento. C'è chi li chiama scarcedda e c'è Katia che dice che per essere sicura della bontà deve fare un salto ad assaggiarli. Katia, ti prego, venite, venite, sarebbe veramente per me una soddisfazione, ma innanzitutto per vederci però, al di là di queste perché noi le possiamo fare quando vogliamo. E poi, vabbè dai, facciamo di qua. E Wow, che poi, bello! come dire, Avete visto che meraviglia? ecco, poi ognuno Non c'è può... limite alla fantasia con la pasta frolla, eh? No, e poi ognuno una Spettacolare! volta... Oggi abbiamo questo, una volta facevamo col tappino della bottiglia. Che spettacolo! Adesso ovviamente queste non faremo in tempo a No, cuocerle, però ma ve quando le avrà cotte Palma poi ve le postiamo, perché adesso tra un pochino saranno pronte le... le altre. Appena sono pronte quelle, allora è anche giusto che noi... Ma guardate che meraviglia! No, è giusto, ascolta, che noi lo giriamo però. Io ho Sì. cercato di lavorare, ecco, Wow! un po' Che così. bello! E mi voglio fermare qui perché potrei ancora mettere altre cianfrusaglie, altre cosine. In genere veniva fatta anche qui la fiamma. Però mi fermo, non voglio impegnare molto di più nemmeno. Le amiche che ci stanno vedendo, adesso mi sento un attimino più libera e possiamo rispondere a tutte le domande che riguardanti la cottura, il kit forno, il cupolone. Beh, già c'è chi sta dicendo che grazie al nostro kit forno anche i dolci restano più morbidi. In effetti è Sicuro, vero, perché sicuro. non c'è la resistenza del forno e Non quindi li che è asciuga, secca, che non li asciuga, brava, asciuga, e di non li asciuga. conseguenza viene una cottura fantastica. Sì. Come dicevano una volta, così era, provare Sì, ecco, per credere. ora questi rimangono e poi ci diamo la pazza gioia per finire le cotture. Abbiamo da mettere in cottura questo, io Una di passo in... queste meraviglie me la devi mandare a Roma, passa Silvia, non ti scrivo, non ti dico neanche chi è. Però hai ragione. Allora, da ieri che sappiamo di dover fare la diretta abbiamo un po' la testa carica di emozione, ora che ci allentiamo perché speriamo di essere arrivati al cuore di ognuna di voi, innanzitutto a parlare del nostro kit forno e della Magic Cooker. Poi se siamo riusciti, se sono riuscita a darvi un pizzico della mia tradizione, io sono contenta perché io l'ho ripetuto in più occasioni, sono arrivata a Milano un paio d'anni fa, ma non pensavo mai, mai, mai di arrivare a Milano. Sono contenta perché ognuno di noi deve portare con sé le tradizioni. Nonostante io sia qui felicemente a Milano, sono contenta perché posso portare avanti la mia tradizione. Quindi impara l'arte e mettila da parte, portala dove vuoi, come potrebbe essere. Ho abbassato perché... Mi dà l'impressione che il tempo incomincia. Oh mamma mia, come incomincia? Guardate, poi Allora, venitemi a dire che non dora il nostro kit de forno, forno. oppure che la frolla, oppure che le crostate. Ecco, non Vediamo l'altra. vengono. Oh, mamma mia, che opera d'arte. Poi c'è sempre il discorso che può sembrare che con... Ma è acceso? Sì. Sì, ma sai. È acceso. Può sembrare che comunque si impieghi molto. No, dovete capire che comunque è una pasta frolla, però abbastanza Siccome alta. Katia e Chiara hanno detto che fanno un salto da te, Cinzia Tassi aggiunge che se vengono qui dobbiamo spedire anche a Cinzia. Ma sì, ascolta, ma
Ma diglielo, mi dispiace per Cinzia Tassi, però ci si può spostare per Pasqua. Hanno detto che due persone, volendo. Che No, ma dite? glielo spediamo, tranquilla. Ah sì. Allora, io mi sposto. Che dici? Ok, Diamo vai. un'anteprima, perché se casomai le cotture prolungano un attimino, Sì, se no, siamo per non già in tempi. sforare noi con i tempi, vi facciamo vedere alcune cotture già Che fatte da abbiamo fatto Palma. prima, ve lo assicuro. Ecco, guardate. Le abbiamo nascoste, non sapevamo come fare per nasconderle. Non sapevamo come fare. Ho Metti. cercato, con Cinzia ci siamo consultate, abbiamo cercato onestamente di creare i vari soggetti pasquali proprio per dare un senso alla nostra Allora, Pasqua. questo è No, un cestino. cara, No, ti sei questo è. dimenticata. Sì, mi sono già dimenticata. Questa è la corona delle Ah, spine, la la corona corona di spine, che è già. stata messa a Gesù. Ecco, poi. Poi abbiamo la colomba, simbolo della pace. Io ho fatto le colombelle, però potevo farla grande sempre mettendo qui l'uovo, però ho voluto farle Un po' più piccole per farne stare di più. per farne stare di più il nostro ulivo, segno della pace, il nostro pesce che è un pesce palla, perché guarda, diciamo che rispetto a quello che era crudo, è venuto poi un attimino più gonfio perché... Sì, è un No, po'. dobbiamo anche essere onesti perché noi dobbiamo anche parlare con libertà, proprio perché le dimensioni comunque sono quelle del kit forno. Se il prossimo kit forno, il nostro presidente lo farà a 41, ad esempio XL, noi possiamo fare un pesce un attimino più Allora, a grande. proposito di questo, c'è una signora che chiede se il coperchio 40 si può mettere sul kit forno. Sì. Volendo sì, perché i nostri coperchi si adattano a tutte le dimensioni delle pentole. L'importante è che i manici non vadano a disturbare il nostro coperchio. Quindi io Io guarda, penso che sul io nostro quasi kit forno qua, ci sta. sì, Questo è pronto. Si può l'XL, questo noi lo possiamo anche mandare in autocottura. cottura, sì, questo sì. Il cupolone, aspetta, cupolone forse avevamo tenuto un po' troppo bassina la fiamma, però ci Però siamo, guarda, guardate, guarda, guardate ci che siamo, bello. Sì. perché adesso ancora 3 minuti, poi l'autocottura e ci siamo, e ci siamo. Ci sono domande, abbiamo parlato tante noi. No, noi possiamo solo dire che adesso ci sono le varie promozioni. Anche sul kit forno, chiedo scusa, mi sono sbagliata, io pensavo che il cupolone ci fosse ancora, ma c'è comunque il nostro kit forno con il coperchio 35. Una cosa importante, ci sono anche altre offerte, quindi eventualmente potete chiamare anche le vostre consulenti, chiedere quali sono, però io intanto vi faccio vedere che adesso c'è la nostra bistecchiera in offerta da sola, oppure continua ancora per qualche giorno la nostra promozione della pentola 24 con il coperchio 27. Vi ricordo che questa non va sull'induzione. Poi per tutte le altre promozioni chiedete poi tranquillamente le consulenti, ma guardate cosa c'è qua, che meraviglia è! Io sono super golosa, non golosa. Quindi queste cose qua mi mandano in brodo di giuggiole. Che belli! Alcuni No, cotti, alcuni alcuni no. no. I due in fondo sono appena stati realizzati, Dati. gli altri li ha fatti stamattina e ha già fatto delle cotture e gli altri li state vedendo appunto Che che sono in Palma cottura. li sta cucinando. Il pesce palla ci piace perché è cicciottello, dice una signora. Sì, anche perché, insomma. va bene. Quindi vedete, se vogliamo spostare il nostro dito, che è un pochino troppo, perché ma, vedete, possiamo benissimo spostarlo perché poi in cottura sta a cedere, vedete, la nostra manina. Sì, e noi possiamo usare anche da mettere nel nostro kit forno o la base come questa di una tortiera apribile, Sì. o se vogliamo possiamo metterlo direttamente nelle teglie come ha Come ho fatto fatto Palma. io, le Vi nostre. ricordo che il nostro kit forno è tutto in alluminio crudo e quindi l'alluminio crudo è un ottimo conduttore di Conduttore. calore ed è per questo motivo che grazie al nostro kit forno noi possiamo cucinare tutte le nostre meraviglie, tutti i dolci che noi vogliamo possiamo sbizzarrirci in tutti i modi. Vai. Io non lo so se dobbiamo chiudere oppure possiamo spostare
Prima di chiudere facciamo un'altra panoramica, oppure questi col cuperone forse ancora lo lasciamo in autocottura. L'unica cosa, posso dare un accenno Oh, ai. guarda, ci siamo, hai visto questi altri minuti? Allora. Avete visto che è pronto? Allora. Oddio, ce la fa? Cinzia? Vado io? Vai. Avete visto, nonostante avevamo dimenticato di accenderlo, il Sì. kit forno è già comunque, guardate com'è cotto. Aspettate. Posso? Come volevo. Sto serpentello è. Serpentello, fa parte dell'umanità, fa parte dell'umanità. Cotto, È cotto. mangiato tra un po'. E mangiato. Va. Cinzia, guarda, questo qui si è rotto. Grazie. Io Qua. non parlo, eh. Dite? Che Che bello dite? che Allora, faccio così addirittura. è. Addirittura hanno detto che se poi dai la ricetta domani lo fanno, sicuro? Sicuro, sicuro, ve la ripeto a voce Dopo postiamo perché le la ricette posto, però comunque. per chi ha la possibilità subito. 1 chilo di farina, 350 grammi di zucchero, 4 uova, 300 grammi di strutto, un limone grattugiato solo la buccia, 2 bustine di vanillina, 2 bustine di lievito Bertolini. Oh, scusate, non dovevo dirlo di lievito, oh, Lievito, perdono, lievito, punto. perdono. E poi un pizzico di sale, stop. Io spengo anche il nostro kit forno col cupolone. E voilà, le nostre Abbiamo cotture sfiorato sono. forse di un 3-4 minuti, ma ne valeva la pena perché? Perché in diretta abbiamo potuto così far vedere la cottura, poi li sistemiamo, berbenino, ecco, e a questo punto Cinzia, io mi muovo, guarda, sembro che cattono, guarda. No, non dico niente, Cinzia, non dico Arrivo io, niente, arrivo io, non arrivo, dico arrivo, niente. arrivo, arrivo. Non dico Oh. niente. Ma guardate come ha dorato bene, sembra quasi che voglia mettere in rilievo il fiocco. Da tanto ha dorato Praticamente, bene. avete visto che comunque spegnere la fiamma fa fare la doratura a Quanti ne vengono con 1 chilo di farina? 4-5, dipende dalle dimensioni. Dipende se lo fai coperto o non coperto. Coperto, sì. Scusa, ma io quello non lo so usare, Cinzia. Allora, anche qui. Perdonami, prendo la griglia. Avete visto? Tutto fa brodo. Tutto fa brodo. È il nostro. Oh, il nostro cestino No, è per pronto. la gita fuori porta. Sì, Quale porta? allora. Va bene, andremo. Guardate che meraviglia. Quindi, questo. Sì, oggi mangio io. Oggi mangia Cinzia Busca. Ogni tanto, queste ora mandiamo in cottura le altre, per cui ancora 30 minuti sono pronti e tutto Via uno, ok. l'altro si sforna a go-go. No, anche perché essendo caldi poi anticipiamo. Ecco, brava, adesso noi abbiamo tolto le cose le cotture dal kit forno, andiamo ad aggiungere Allora. queste. Il nostro kit forno è già caldo, quindi io non devo mettere la fiamma alta per aspettare che si abbassi. Se uso il cupolone, la fiamma va un pochino lasciata sempre alta. Se invece uso il nostro coperchio 35, non fai nemmeno in tempo a scendere la calotta, di conseguenza noi andiamo direttamente a mettere la fiamma leggermente più bassa e fa ancora più velocemente la cottura. Tanto E allora, Palma l'ha messo nella teglia. E così, adesso partiamo con le cotture e di queste ve le faremo vedere. Stavolta controllo. Controlla la fiamma. Sì, c'è. C'è. Ok.
E con questo, secondo me, possiamo. Se non ci sono domande, Cinzia, non No, possiamo. stavo leggendo se c'erano domande, ma no, credo che Antonietta Cappa abbia risposto a una signora, quindi non ho capito qual era la domanda perché sono Grazie tantissime. colleghe se ci avete aiutato a rispondere perché noi eravamo troppo prese un attimino. Grazie E di tutto tutto, buona e Pasqua. soprattutto buona Pasqua, ma una cosa importante, ricordiamoci Di che. invitare anche, di invitare perché tramite il passaparola comunque si è arrivata ad essere con questo numero e quindi a fare un po' il circuito italiano. Se non ci fosse stato il passaparola, quindi invitate, invitate e soprattutto consultate le vostre consulenti, Soprattutto per la fidatevi. raccolta punti, Punti, perché no? Fate fidatevi. la raccolta punti. E Sì. un'altra cosa importantissima, stasera ricordiamoci di cambiare l'ora. Bello che me l'avevi ricordato prima. Stasera cambiamo l'ora. E Sì. domani facciamo gli auguri a Palma, che è la Domenica delle Palme. Grazie. Io faccio gli auguri alla nostra collega anche a Palma di Tacco. Domani anche per Palma è la sua giornata. Domani è Palma, festeggeremo il nostro onomastico. Quindi Quindi, buona serata a tutte grazie per essere e state con noi. grazie, Grazie grazie, di cuore. grazie, grazie. Ciao!